il titolo di questa mostra può essere pronunciato in due modi diversi. Si scrive proprio perché il pubblico faccia la scelta, ed è può essere nowhere o può essere now here. Queste due parole riferite ovviamente a un sentimento della storia, del presente, a un sentimento del tempo contemporaneo, credo portino le persone a identificarsi in una possibilità o l'altra. Da una parte c'è il senso di spaesamento che ci porta a questo momento storico, l'idea suffragata comunque anche dalle ragioni scientifiche, che siamo in una fase critica in cui non è detto che la nostra specie, la nostra civiltà continuerà. Noi siamo la prima generazione che deve confrontarsi con l'ipotesi realistica della fine della specie, e quindi questo comporta ovviamente un senso di spaesamento, di difficoltà. E allora nowhere è il luogo in cui siamo. Siamo in un luogo che non conosciamo, siamo oltre la fine, siamo in quello che negli anni 70 si definiva il dopo storia. Oppure siamo now here. Siamo qui adesso e abbiamo tutto un secondo tempo della partita da giocare. Il che significa che siamo di fronte a un momento critico, ma possiamo rovesciare la prospettiva. Sono due atteggiamenti alla vita differenti. Infatti questa mostra credo che ponga una domanda molto semplice al visitatore, ed è: come ti senti? Questa mostra mette assieme due diversi cicli di opere che rappresentano anche in questo caso, come nel titolo, due sentimenti diversi, due momenti diversi. Mi sembrava naturale che a fronte di una retrospettiva e quindi un progetto che guardasse alle spalle, diciamo, del mio lavoro e dei sentimenti che lo hanno animato, perché poi abbiamo risolto questa mostra come una retrospettiva sentimentale, quindi non ci sono lavori vecchi, sono tutti lavori nuovi, ma sono lavori che sono immersi nel sentimento che ha animato questi ultimi anni. Questi lavori, allora, analogamente e metaforicamente mescolano due opposti, due elementi simbolici ma anche materici molto precisi: l'oro, che è l'elemento incorruttibile, elemento simbolico molto importante che è tornato tante volte nel mio lavoro, ha a che fare col tema del sacro, e la ruggine, che invece non è neppure un elemento ma è pura corruzione. Quindi abbiamo l'incorruttibile e il corrotto, elementi che in chimica non si potrebbero legare, e invece abbiamo con il nostro lavoro trovato la strada per poterli far cercare, per metterli nella dimensione di cercarsi, di compenetrarsi, di sbranarsi, di compromettersi. Il lavoro fatto sulle tele è un lavoro che va all'origine, mentre negli altri lavori c'è un rapporto simbolico degli elementi molto evidente. In realtà c'è anche nelle tele, ma è più sussurrato, nel senso che l'oro, la ruggine sono elementi immediatamente riconoscibili come simbolici. Di contro, nel momento in cui si sceglie di andare alla matrice, quindi alla pittura, perché è tutta pittura in realtà, la pittura è la matrice di tutto. E in questo caso scegliere di utilizzare proprio un lavoro fatto su tela ci ha portato a dire: ok, è la matrice assoluta, è la pittura assoluta, e allora partiamo dal primo elemento che un pittore maneggia, cioè la grafite, la matita. E quindi da un certo punto di vista, come abbiamo usato gli elementi simbolici dell'oro e della ruggine per le tele dei ritratti, per i lavori su tela abbiamo scelto di utilizzare la grafite
anche in questo caso, a livello simbolico, ma certamente un pochino più segreto. Quando ho iniziato questo lavoro, era il 2005, le prime riflessioni che ho portato avanti erano sul fatto che mi rendevo conto che la materia su cui lavoravo era il tempo. L'idea di rompere il tempo lineare e metterci nelle condizioni di recuperare tutto quello che abbiamo vissuto nell'immediatezza di un'installazione, di un momento artistico, ci consente per un tempo determinato di vivere più profondamente ciò che siamo, di viverci in maniera più integrale, perché non ci viviamo soltanto al presente, ma ci viviamo in tutta la temporalità della nostra esistenza. Questa mostra è molto particolare perché fa un tipo di ragionamento quasi all'inverso, nel senso che imprime in alcune istantanee la temporalità dell'artista, cioè come l'artista ha vissuto in questi anni. Tutto ciò che ha visto, tutto ciò che ha testimoniato, alla fine viene impresso in queste lastre radiografiche che sono queste opere. In realtà però l'artista ha visto coi suoi occhi quello che gli occhi di tanti altri vedono, quindi in realtà sono lastre radiografiche dell'artista, ma immediatamente, proprio perché l'artista è vuoto. E questa è la qualità dell'artista, quella di essere vuoto, di essere appunto vuoto come uno specchio. E quindi guardare dentro l'artista significa sempre specchiarsi. Per questo ritengo e credo che questa mostra abbia un valore, perché non è la storia dell'artista, non è una retrospettiva sull'artista, ma è una retrospettiva su questi ultimi anni delle nostre vite, processate attraverso il vuoto specchiante di un artista.